Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. Buongiorno. Allora, io ho appena chiuso il vlog precedente, l'ho chiuso da poco e adesso mi ha suonato il corriere, sono scesa giù e ho ritirato un mio pacchetto pomelo con tanti tanti nuovi prodotti di cui parlerò sicuramente nei prossimi video. Sono contentissima. Ah, spoiler! Comunque ve ne parlerò poi con calma nei prossimi video. Io adoro questo brand. Allora, l'avevo già provato e comprato da sola, perché vi ricorderete che ero molto curiosa, li volevo provare, questi prodotti. Vi ricordate che li avevo comprati, ve ne avevo parlato, insomma. Però poi l'azienda mi ha contattato per questa collaborazione che sta continuando. Comunque, se io ho bisogno di qualcosa la continuo a comprare e sono dei prodotti veramente validi. Adesso mi è stata mandata una novità di cui non posso parlarvi ancora, aspetto direttiva dell'azienda, quindi per ora non ve ne posso parlare, ma ragazze, vi ricordo che c'è un codice sconto attivo a nome mio sul sito di Pomelo. Vi metto tutto nell'info box, così poi andate a vedere e vedete tutti i prodotti che utilizzo. Vi ho fatto anche un video precedente in cui vi mostravo più da vicino i prodotti che secondo me sono assolutamente da avere, e lo confermo sempre più, soprattutto adesso che i capelli stanno notevolmente migliorando, li vedo veramente molto più vivi, forti e corposi. E poi sto utilizzando un prodotto, ragazzi, un prodotto, appena potrò ve ne parlerò, perché secondo me è stato quello che mi ha aiutato tantissimo appunto contro la caduta, oltre ovviamente agli integratori per bocca. Comunque, niente, questo era per dirvi, per farvi vedere così subito il nuovo arrivo. Tra l'altro, ho ritirato invece io una cosa da Amazon che mi dovrebbe arrivare domani, infatti pensavo fosse quella, perché la consegna era prevista era oggi e domani, invece quella mi arriverà domani e oggi mi è arrivato questo. E poi aspetto un pacco, ragazze, non vedo l'ora di farvelo vedere. Ragazze, poi avevo anche addobbato la cappa per l'autunno, non ve l'avevo fatta vedere, molto carina secondo me, carina. Ok, mi vedete con i capelli legati perché ho appena finito di impastare la pizza e io sono traumatizzata. Quando sto in cucina li leggo, metto fascette, insomma, soprattutto in questo periodo. Comunque, ho voluto fare la pizza per stasera, quindi sto preparando l'impasto e stavolta ho voluto cambiare un po' l'impasto perché ho fatto metà impasto, o meglio, su 400 grammi di farina ne ho messi 300 di farina 00 e 100 di farina di grano duro rimacinata, mi pare che sia. Ora non vorrei sbagliare. Comunque sì, perché quella farina, questa qui che è la farina ideale per pasta e per pane. Siccome è ideale per il pane, ho pensato, voglio vedere come viene mettendo un pochino nella pizza. Adesso l'impasto è pronto, lo metto a lievitare e poi stasera lo farcirò. Per farla lievitare bene utilizzo questo contenitore, proprio per far lievitare la pizza, di Tupperware, che si chiude in maniera ermetica, e poi quando è pronta la pizza il tappo esplode, salta. Questo qua. Ho sentito un botto. Infatti, vedete, il coperchio è esploso, andiamo a vedere un po'. Guardate quanto è lievitata. Adesso la vado a stendere e la lascio lievitare in teglia.
vado a mettere a forno spento, chiuso in forno, in modo che lieviti. Faccio una seconda lievitazione, ecco. Niente, mi sa che è ora di spostare le piante, di togliere quelle appese e di riunire queste due pedane sotto il tetto, perché mi pare che il freddo sia arrivato. E anche la pioggia, a quanto pare. Piove, che bello! Mamma mia, adoro sentire il rumore della pioggia e stare in casa, sapere di essere al sicuro. È la cosa più bella, la sensazione più bella del mondo. Ok, la pizza si stende con le mani e non col mattarello. Quando la stendo col mattarello vuol dire che l'impasto non mi è venuto proprio bene bene. Però non si butta mai, ecco. Adesso vado a preparare i vari sughetti, ma alla fine farò metà con questo salame qui, che io adoro, e anche il Grinch, e metà semplice. Voilà. Manca un pezzo, chissà chi è stato. Buongiorno, ho appena fatto lo shampoo, sono le 8:30 di mattina, quindi io sono sempre mattiniera. Ho fatto andare il robottino, stamattina l'ho impostato per tutta casa, quindi mi ha pulito il pavimento, anche perché oggi sinceramente non ne avevo voglia, voglia zero, e adesso vado a fare una bella piega. Non vedo l'ora di provare i prodotti nuovi. Voilà. Ragazze, per voi un attimo, è stato un attimo, ma sono passate ore ed ore, sono le 4:15 di pomeriggio. Ed io mi do una sistemata perché alle 5:30, quindi tra un'oretta circa, passa Francesco a prendermi, dobbiamo andare in un posto. Ho preso queste mollettine qui su Amazon, ragazze, sono utilissime per i giorni in cui ci si fa lo shampoo, magari ci si deve truccare, perché tenete i capelli dietro e non lasciano alcun segno, anche se io non ho capito se si mettono così o così. Non so se riesco a capire, no, penso si mettano così, sì, ok. Nel frattempo mi sono pure tagliato un dito. Comunque, voglio provare, con la scusa stasera, di dovermi truccare, perché comunque le scuse per truccarmi sono veramente poche. Questi campioncini qua che mi sono stati dati con l'ultimo ordine di Verochet, ho preso delle cose di Verochet e mi sono state date dei campioncini, e voglio provare questi qua. Mi sa che provo questo anti pollution, vediamo un po' come mi trovo. Devo dire che, ragazze, adesso molte tra voi potrebbero dire: "Ehi Carmen, ma comincerà a rompere, perché prima volevi il freddo, ora te lo tieni." Sì, è vero, ma anche meno, ragazze, è arrivato il freddo in Calabria, un freddo atroce, ragazze. Io non... Sì, è vero, mi lamentavo del caldo, volevo il freddo, però un po' meno, ecco, diciamo un po' meno, perché passare proprio dal caldo al congelamento non è proprio bellissimo, però vabbè. Ora mi devo infatti rifornire di un po' di cose. Mi sono resa conto di essere rimasta priva di, facciamo l'elenco, pigiama. Un bel pigiamone di quelli belli pesanti, perché comunque l'anno scorso avevo fatto un repulisti dicendo vabbè, poi provvederò in futuro quando mi serviranno, e adesso è quel futuro, il futuro è arrivato, siamo nel futuro, quindi devo trovare dei pigiamoni di quelli che piacciono a me, però non voglio prendere in realtà quei pigiami larghi, voglio che siano carini anche, garbati, e poi voglio prendere un bel paio di pantofole, forse le pantofole le prenderò stasera stesso, e poi voglio prendere un 100 grammi, un piumino 100 grammi,
proprio di quelli leggeri. Volevo prendere quello di Colmar, però non voglio spendere tutti questi soldi alla fine, quindi prenderò un 100 grammi, adesso vediamo, o tatelli guelli magari, perché tatelli guelli, come si chiama, perché l'anno scorso mi ricordo che sia mia sorella che mia nipote lo presero lì. Carino. Tra l'altro, mi sa che mia sorella non si ricorda perché l'altro giorno mi diceva che mia nipote è senza piumino, però forse si è dimenticata. Allora, andiamo di fondotinta, vediamo un po' com'è. E voi che mi raccontate? Ah! Molto importante, una cosa che devo fare, molto molto importante. Oggi mi ha scritto su Instagram una ragazza che si chiama Rosa, mi ha raccontato la sua storia, che è una storia di forza, di coraggio, di lotta. E niente, mi ha detto: mi potresti salutare in un tuo video, quindi io mi sono ripromessa di farlo, e meno male che mi sono ricordata. Sto bisticciando con questo coso perché non capisco se. Tra l'altro, non lo so se il colore è giusto, eh. Comunque, ormai me lo sono spiaccicato in faccia, quindi se è giusto e non è giusto. E quindi, ragazze, saluto Rosa, le mando un grandissimo bacio e ti ringrazio tanto per le tue parole, come ti ho scritto anche su Instagram, qui la guerriera sei tu. Quindi ci tenevo tanto a ricordarmi di salutarla. E poi, ragazze, che cosa vi devo dire? Ah, vi devo dire che muoio dal ridere perché ho dei capelli sparati qua sopra, che non so se siano proprio baby hair o comunque capelli in ricrescita, penso più la seconda. Sempre a parlare di capelli finiamo, però questa cosa ve la volevo dire, fa molto ridere perché praticamente quando li tiro indietro ci sono dei capelli sparati qua sopra, sembro, non lo so nemmeno io, un pulcino, boh. Che cosa metto qua? Cipria, metto questa. Ah, sempre se riesco a prenderla. Questo qui di Essence, che è la Skin Loving Sensitive, devo dire che è molto molto bella. Devo lavare i pennelli, ragazzi, c'è. Devo lavare i pennelli assolutamente, ma non ho voglia. Sono 2 mattine, 3 che mi sveglio e dico li lavo. Mamma mia, com'è bella sta cipria. Ragazzi, le ciprie di Essence sono secondo me tra i loro prodotti riuscite alla fine. Qui ti dica, ma allora vado a mettere sugli occhi questo qui, che in realtà è un illuminante molto bello di MAC, ma io è stupendo, è un bronzer, un illuminante insomma, però io lo utilizzo sempre se trovo il pennello, lo utilizzo come ombretto. Carinissimo. And now matita. Tiro sempre la codina finale, così prendo un po' di matita da dentro l'occhio, vedete? La porto su col dito stesso, così mi dà un piccolo accenno di ombreggiatura senza stare lì a prenderci le ore. E poi mi metto un bel mascherino.
mascara. Sto utilizzando questo, ragazzi, che mi piace un sacco, di Sephora. Si chiama Size Up. Mi era stato inviato dall'azienda questo qua, ma mesi e mesi fa. Sono quasi alla fine, ma veramente sono contentissima del risultato. Ma sono contentissima della resa, mi piace molto, devo dire. Perché le volumizza molto. E mi piace questo. Certo, se me le allungasse. Utilizzerò invece questo come blush, questo bronzer fatto così, vedete? Stupendo, di Kiko. O il pack, ragazzi, dobbiamo parlarne. Questa era un'edizione limitata. Io l'avevo preso per due motivi: per il packaging e poi perché secondo me le cose più riuscite di Kiko sono proprio i bronzer e i blush. Sono tra le cose più riuscite in assoluto. Io li ho sempre presi. Li ho sempre presi. Sempre con grandissime soddisfazioni. Questo fondotinta mi è piaciuto così a primo acchito, poi vedremo successivamente, vedremo anche la tenuta. Quindi cipria messa, blush messo, che manca? Il rossetto, ma lo vado a mettere più in là e mi sa che metto questa tinta labbra sempre di Kiko, che mi piace veramente tantissimo. E questa linea qui, la basica, diciamo, di Kiko. Metto la matita fuori e anche questa di Kiko. Sto facendo molto shopping nei miei cassetti, ragazze, perché sapete che sono sempre più orientata allo smaltimento matto e disperato di tutta la caterva di make up che ho accumulato negli anni. E intanto me la tempero questa, così me la tengo pronta per dopo. E faccio shopping nei cassetti perché appunto non voglio andare a comprare altre cose. Quindi quando mi vengono fisime, a meno che non sia proprio una cosa nuova da prendere per forza, che magari non ho, appunto lo faccio, la cerco innanzitutto nel mio cassetto. E poi, se non la trovo, l'acquisto. Vado a mettere come questo anello, che è bellissimo. Questo qua è uno degli anelli a cui tengo di più. Mi è stato regalato da Antonella. Se mi vedi, ti mando un bacio. E poi, come profumo, ragazze, andrò ad utilizzare questo. E ve lo volevo consigliare perché praticamente è identico a Chloe, è il dupe perfetto ed è di questa linea qui che si chiama HP Pharma, boh, questo HP Pharma numero 19, comunque lo trovate su Amazon o in farmacia. Io l'ho tampinato in farmacia per mesi, però ogni volta mi si diceva sì, arriverà domani, arriverà dopodomani. Alla fine ho detto no, me lo prendo su Amazon perché qua. E niente, adesso tolgo anche questi. Stamattina, vi ripeto, ho fatto lo shampoo. Ho una ricrescita, per fortuna, una ricrescita che metà basterebbe, però per ora non intendo fare alcun colore. Non lo so se lo farò per un po', perché comunque vedete il mio colore naturale è questo che c'è alla base, e non mi dispiace affatto. Per fortuna non ho tantissimi capelli bianchi, quindi magari per un po' evito di stressare i capelli. Ok, mi sono sistemata, ho finito adesso di prepararmi, scendo, comincio a scendere così appena arriva Francesco. Andiamo. È arrivato il freddo. È arrivato il freddo. È arrivato. Come la vedi, Fra? Cosa? È arrivato il freddo? No, ancora no. Secondo me
sì, sì, è arrivato mo' il freddo. A ottobre? È arrivato. A dicembre che... Qual era il punto che stavo dicendo prima alle ragazze? Che è arrivato l'inverno. 16 gradi. Mizzico. No. Che non c'è il sole, oggi non c'è stato il sole. Io mi sono messa la sciarpona perché la cervicalgia comincia a dare segni di sé. Va bene. Noi andiamo in un posto bellissimo. Dopo. Rientrata a casa adesso e vi voglio mostrare due cose. Allora, intanto siamo usciti tardi, ecco, diciamo che siamo insomma si è fatto molto tardi, quindi alla fine sono riuscita ad andare solo a prendere le cose che erano più urgenti, ossia le pantofole, perché volevo assolutamente un paio di pantofole così. Ora spero di aver azzeccato il numero, ma dovrebbe essere così un attimo. Ta-da! Eccole qua le mie pantofoline pelusciose, molto molto carine. Sono fatte così, e a differenza di quelle che avevo l'altra volta, ma a differenza di quelle che avevo l'anno scorso, sotto hanno la plastica, vedete? Questa plastica qui che a me serve molto perché soprattutto quando lavo a terra non voglio che le ciabatte si bagnino. E poi ragazze, c'era questo pacchettino sulle scale, che è un pacchetto che mi è arrivato da Amazon, e vi faccio subito vedere cosa ho preso, veramente a pochissimo, anzi ve lo mostro proprio per questo motivo, perché ormai sono la regina delle offerte a tempo, devo dire. E ho preso questi qua, un set di spazzolini in bambù. Sono un pochino più attenta all'ambiente rispetto a prima, quindi preferisco prendere queste. Sono 4, in realtà pensavo fossero 6, no, questo è un bel flop. Oh, pensavo fossero 6, come mai non si vede? C'era molto più luce prima. Comunque sono così, pagati pochissimo, 7 euro, mi sembra. Comunque vi metto il link nell'info box. E sono 4 spazzolini. Comincerò ad usarne uno questa. Ah, ecco, mi ricordavo bene che sono 6, perché in ogni confezione c'era, no, più di 6, sono 2, 4, 6, 8. E sono questi spazzolini così in bambù, vedete, con le setole di diversi colori e media durezza. E li ho presi proprio perché gli spazzolini non bastano mai, e soprattutto adesso che ho il bite devo sempre lavare anche il bite con lo spazzolino, quindi ho preso questi in modo tale da averne una bella scorta, anche se utilizzo quello elettrico, però a volte, o magari non ho la ricarica o una cosa o un'altra, insomma mi serve lo spazzolino così. Ma comunque io devo dire la verità, mi trovo meglio con questi così rispetto a quelli elettrici ultimamente, non lo so perché. Comunque, per chi cerca degli spazzolini in bambù, c'era questa offerta a tempo, se ancora c'è, comunque ve la metto in info box. Chiudo perché Francesco vuole cenare. Buongiorno, è il giorno seguente, ovviamente. Sono vestita come ieri sera, perché l'ho messa ieri sera questa maglia, quindi sinceramente è pulita. E non mi va di metterla a lavare, se è pulita ovviamente. Allora, ragazze, volevo toccare un punto con voi, fare un discorso con voi, è un discorso a cui tengo tanto, ci ho pensato tanto prima di farlo, però io sono convinta che la condivisione e la trattazione di alcuni argomenti su YouTube, soprattutto in canali come il mio, cioè di persone adulte che comunque ormai hanno trovato la loro direzione nella vita, sia importante, almeno sicuramente, non so se ho trovato la mia direzione nella vita, ma sicuramente ce l'ho più chiara rispetto a prima. E tutto ciò è successo anche grazie al fatto che io sono andata più volte dalla psicologa, e ci sto andando ancora adesso, ho ripreso da poco ad andarci, non so per quanto tempo in realtà, perché la psicologa stessa molte volte mi dice che comunque non ne ho
proprio tanto bisogno, nel senso che comunque ho una capacità piuttosto alta di analizzare le cose, di dare delle risposte, eccetera, però su alcune cose ho bisogno di aiuto, ovviamente. E nel momento in cui ho bisogno di aiuto e devo cercare di trovare delle risposte, di vedere le cose in maniera più chiara, mi rivolgo a chi ha gli strumenti per farlo, ovviamente. Non lo potrei mai fare da sola. Io sono una persona che si mette molto in discussione, potrebbe sembrare di no. Quando leggo i messaggi delle fantomatiche dottoresse Tirone che mi scrivono che sono manipolatrice, che sono lunatica, che sono insopportabile, che ho un carattere di merda, mi viene sempre da ridere perché magari è vero che ho un carattere di merda, però è anche vero che mi metto molto, molto in discussione, che torno spesso sui miei passi, che se sbaglio chiedo scusa, quindi io so quali sono i miei punti deboli, ma so anche quali sono i miei punti di forza. In questo momento sentivo l'esigenza di affrontare determinate cose, affrontare determinate irrisolti che ho dentro di me e quindi lo faccio. Vediamo un po' come va, ed è una cosa molto importante. Io penso che a volte si pensi, sì, vabbè, ma tanto dello psicologo posso fare a meno, oppure ci si vergogna ad andare, oppure si abbia purtroppo il convincimento che dallo psicologo ci va la persona pazza. A parte il fatto che comunque sia, non ci sarebbe nulla di male. Ma comunque il problema è che si ha paura di essere catalogati, mi spiego meglio, si ha paura di essere catalogati pazzi se si dice di dover andare dallo psicologo. Ragazzi, non c'è errore più grande. È una cosa proprio sbagliatissima. Lo psicologo, intanto non è lo psichiatra, e poi è il medico che cura la psiche, appunto. Ed è molto bello, riuscire a capire certe dinamiche interne che tu stessa hai, capire perché di alcune cose, risolvere gli irrisolti, tornare indietro nel tempo della tua vita e capire da dove vengono determinate cose che tu ti porti dentro. È molto molto bello, ragazze, capirsi, perdonarsi in molti casi. È veramente importante. E nel percorso che feci precedentemente, 2 anni e mezzo fa, questa psicologa mi aveva aiutato molto, è una psicologa molto brava. È molto importante trovare una brava psicologa perché poi ce ne sono alcune, ragazze, stendiamo un velo pietoso. Io ho saputo cose ultimamente, oppure praticamente psicologhe che non rispettano il segreto professionale, che spiattellano i tuoi fatti a destra e a manca, interpretandoli poi come vogliono loro, quindi questo sì che deve essere evitato. Ma se la psicologa è una brava professionista, è una cosa che io consiglio, o lo psicologo ovviamente è un bravo professionista, è una cosa che io consiglio assolutamente a tutti, perché in certi casi della vita aiutare la mente, curare la mente è ancora più importante che curare il corpo, perché magari noi non ce ne rendiamo conto. Per esempio, a me mi si dice: tu sei forte, sei una roccia, sei una guerriera, sei forte, sei una roccia, sei una guerriera, sei forte, sei una roccia, sei una guerriera. Però io penso e temo che magari una persona può accumulare, 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 poi arriva a un limite massimo e può esplodere. E quello secondo me è una cosa molto pericolosa, ci deve essere una via di fuga. Per me in questo momento la via di fuga è questa. E sono molto contenta, quindi è una cosa che intanto vi volevo dire. Altra cosa, altro argomento che volevo trattare con voi è il discorso, perché una tra voi l'altro giorno avevo fatto lo screenshot di questa domanda, perché in realtà più di una ho messo la domanda, ho messo il tool relativo alle domande da farmi su Instagram, e molte tra voi mi hanno scritto: cosa pensi di queste ragazze che mettono i figli su Instagram, che li piazzano in ogni dove e che ci propinano i loro figli H24 in ogni vlog, in ogni storia, eccetera, eccetera. Allora, intanto penso che siano fatti loro, nel senso, vogliono fare questo, lo facciano, a me non esce niente e né mi viene niente meno. Però quello che posso dire io è che io personalmente non lo farei, io personalmente non sono d'accordo. Una cosa è essere Chiara Ferragni
Fedez, e allora in quel caso posso capire che si metta tutta la vita in piazza, però stiamo parlando di Chiara Ferragni e di Fedez. Vogliono mettere i figli in piazza, vogliono, hanno, diciamo, questo ruolo sociale comunque ormai riconosciuto, e quindi ci può anche stare. Ma se una ha un canale modesto, comunque è una vlogger così modesta, come potrei essere per esempio io, e avessi un figlio, io personalmente lo terrei ben protetto, nascosto, non lo metterei mai in ballo, né qui né su Instagram. Io ho quei profili di mamme che praticamente fanno sempre vedere ai figli qualsiasi cosa, il primo giorno di scuola, quando gli cade il dente, quando fanno la cacca, e quando gli cola il naso, e quando gli lacrima l'occhio. Ma che palle, ragazze! Cioè, io sono sempre la solita basta in contrario, forse, però che palle. E poi un'altra cosa importante per me, una cosa che io grido proprio a voce squillante, è che una donna per essere completa non deve avere figli per forza. Non è che una donna senza figli non è completa o è limitata mentale o non può capire certe dinamiche. Questa cosa la ripeterò sempre perché è una cosa a cui tengo tantissimo. Così come una donna senza compagno, quindi una donna senza compagno, non accompagnata, che non ha un marito, che non ha un fidanzato, che non ha un uomo, non è una donna a metà. Una donna è una donna, è una persona, può vivere tranquillamente da sola, può fare le cose da sola, può guidare da sola, può lavorare da sola, può sostenersi da sola, può fare tutto da sola. Una donna non ha bisogno, per essere riconosciuta come persona e avere un valore nella società, non deve essere per forza moglie, non deve essere per forza madre, non, può essere anche una donna che se ne frega dei figli, che non li vuole. Non entrerei in questo discorso in maniera più ampia perché poi posso essere fraintesa e non voglio. Sapete quanto io amo i miei nipoti, i figli di mia sorella e anche i figli di mio fratello, ovviamente, ma quelli di mia sorella io li ho cresciuti, li ho visti proprio nascere. Pensate che la più grande, ma anche il secondo, e anche la piccolina, anche se la piccolina è nata nel periodo della mia malattia, quindi c'ero e non c'ero, però li ho presi tutti tra le braccia appena nati. Cioè, nel momento in cui hanno emesso il primo suono, siccome noi non abbiamo la mamma, c'ero io lì, io e mio papà. Quindi li ho presi, cioè sono nati loro, li hanno cacciati fuori, tirati fuori dalla pancia di mia sorella e me li hanno dati in braccio. Quindi pensate come io poi abbia potuto amare questi bambini, anche perché vivendo lì vicino, sullo stesso pianerottolo, ripeto, soprattutto per i primi due, era tutto fatto a quattro mani. Quindi io li amo come fossero miei. Ovviamente non ho le stesse responsabilità, non li ho cresciuti come li ha cresciuti la loro madre, però penso di essere comunque una zia presente, penso di avere un bellissimo rapporto con loro, quindi io li amo e so quanta gioia, quanto calore, quanta bellezza regalino. Però questo non significa che chi non ha figli è una persona, una donna fallita. Anzi, io ammiro molto di più una donna che dice io non voglio fare figli, voglio vivermi la mia vita così, senza avere pensieri, senza avere limiti, senza dover avere il problema di mantenerli, educarli, mandarli a scuola, eccetera, eccetera. Ammiro più una persona che fa così che una persona che invece magari li mette al mondo per convenzione sociale e poi sti bambini molte volte sono abbandonati a loro, messi davanti alla PlayStation, via, gioca, oppure non seguiti, oppure mandati dopo scuola, oppure mandati all'asilo, a 2 mesi mandati all'asilo, cioè, no, no, io ho tutti i pensieri miei su questa cosa, quindi, però il pensiero più importante, secondo me, è proprio quello per cui una donna che decide, o che non può, ancora peggio, avere figli, non significa, non è una donna a metà, assolutamente, assolutamente. Io sto aspettando mio papà che mi venga a prendere. Mi sono fatto il tuppo col mio codino bianco. Ho comprato, ragazze, su Amazon un sacco di scrunchies di tanti colori, quindi ognuno abbinato alla magliettina. Da tempo che ce li ho, però non ve li ho fatti mai vedere. Quindi ce li ho veramente di tutti i colori. Pagati 5 euro tra l'altro. Bellissimi. E niente, adesso vi ripeto,
sto aspettando mio papà e poi dovrei uscire stamattina, forse mangio pure a casa di mia sorella, adesso vediamo un po' che cosa mi propone la chef, perché tanto Francesco oggi non mangia, è venerdì, magari mi fermo là.